Desidererei fare un omaggio a Edoardo De Filippo. E come, se non con una poesia sua molto sanguigna, molto vicina a Napoli. Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mise a tanta porte, sarapesse per campà. Sarapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera, senza di, serrata là, senza sentire più la gente che dice io faccio, io dico, senza sentire l'amico che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che dice ma che hai fatto, senza patto con la coscienza e la dignità, senza leggere un giornale, la notizia impressionante che non hai per tutto quanto e non tieni chi ci fa, senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire a stu coro che ti parli con Giottina, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che l'altra no, perché insomma... Desidererei fare un omaggio a Edoardo De Filippo. E come, se non con una poesia sua molto sanguigna, molto vicina a Napoli. Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mise a tanta porte, sarapesse per campà. Sarapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera, senza di, serrata là, senza sentire più la gente che dice io faccio, io dico, senza sentire l'amico che ti viene a consigliare, senza sentire la famiglia che ti dice ma che hai fatto, senza scendere più a patto con la coscienza e la dignità, senza leggere un giornale, la notizia impressionante che non hai per tutto quanto e non tieni chi ci fa, senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire a stu coro che ti parli con Giottina, Rita, Brigida, Nannina, che sta sì, che l'altra no, perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e aspetta che solamente viene la morte a te pigliare. No, io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mise a tanta porta, sarapesse per campà, sarapesse una mattina di primavera, e arrivasse fino alla sera, senza di, serrata là. Bravo. Dobbiamo chiudere. Vuoi leggere qualcosa? Oh. Che cosa? Come nasce l'amore? La vostra. Ah. La vostra. Come nasce l'amore? Quando l'uomo si fa grosso e a vint'anni vuole fare amore, un bietto sente come scosse che le fanno tra poco ora. Che le legge della natura, prima o dopo, bene o male, come la pera si ammatura, innamorarsi è naturale. E se perde la timidezza a contatto in aguaglione, chi lo cuore non ragiona e fa pazza pallarezza. Ah, l'amore è una gran cosa, si te va innamorata, sente un profumo rosa che te fa un'ascetata. E non serve a luno e stelle da scenario innamorata, si vuole bene, che ste o belle, siente un bietto una vampata, che te tagli in te il cervello. E se calma solo quando si ne innamoratella te dà 100.000 vase. Non l'ho letta bene. L'ultima poesia, perché siamo, il tempo è tiranno, io starei con voi tutta la giornata, ma purtroppo a cassetta sabato fornì e tengo dei tempi. Prima dei saluti, non voglio lasciarvi, non desidero lasciarvi con la mare in bocca, allora vi dirò
o chirurgo. Miei cari allievi, la patologia che affligge il paziente a me vicino è diverticolosi all'intestino, ernia iatale e calcolosi al dia. In questo caso cosa c'è da fare? Bah, in parte per lenire le sofferenze s'apre l'addome e senza reticenze si toglie il male andatosi a covare. Io faccio un taglio giù dall'intestino, all'ombelico, tolgo la cistifellea, l'intestino, poi vedo pian pianino, cerco se c'è nascosto altro nemico. Mentre si parla, la faccia o malata diventa primianga, poi violetta, scendere lì, o coro alla pietra, se vai a stare, dice, mi hai riconosciuto, tu, insieme a questi giovinetti, pigliatevi lo fegato di stantina, a trippa, cinta pelle, cullarina, e facci da suppe e carnacotte. Grazie, grazie. Cari amici, vi ringrazio. Nel salutare i presenti e augurargli tanta salute, molto importante, più del denaro, vile denaro, la salute è un'altra cosa. Buona permanenza ai foriani che porto nel mio cuore, ma non dimenticherò mai Forio, perché fa parte integrante della mia vita. È parte integrante della mia vita. Auguro a tutti voi, con la salute, una lunga vita. State pure, la Maronna va accompagnata tutto qua. Voi voglio ricevere la mia lingua che mi è più congeniale, va voglia bene. E quindi possiamo salutare Rosa. Sì, certo. Così concludiamo questo appuntamento con Gino Maringola, con la certezza che l'anno prossimo sarà ancora fra di noi. Ecco perché lui viene tutti gli anni, l'ha già detto precedentemente. Vogliamo ringraziare anche il bar che ci ha ospitati qui e naturalmente Rosa Genovino, che ha dato una mano a leggere le poesie di Gino Maringola. Il mio saluto lo posso dare con una mia breve composizione o no? No. No? No, dobbiamo... Contro per la guerra che sta avvenendo. No, ma dobbiamo chiudere la casa. E allora vi ringrazio e alla prossima estate. Quindi si conclude, come abbiamo detto, qui questo appuntamento. Tanti ringraziamenti a Gino Maringola e arrivederci l'anno prossimo. Ciao. Ciao. Ciao a tutti, eh!